Assessore, si è parlato di trasversalità del tema e trasversalità dell'interesse politico che rispetto a questo tema si manifesterà soprattutto in questi due giorni di formazione. Perché secondo lei, che rappresenta qui la provincia, che ha finanziato il progetto più in largo dell'osservatorio e parteciperà a questo momento, è importante ribadire a tutti i comuni del nostro territorio che è un appuntamento a cui non mancare? È importante per le stesse ragioni per le quali è importante aver aderito a questo progetto, vale a dire l'osservatorio si propone determinati obiettivi che sono quelli di innanzitutto sensibilizzare l'opinione pubblica, tenere alta l'attenzione su determinati temi, cercare di portare la tematica della legalità e quindi del contrasto all'azione mafiosa, all'azione della criminalità organizzata nelle scuole. È importante anche andare a formare la pubblica amministrazione e coloro i quali lavorano all'interno della pubblica amministrazione su tematiche come quelle di questa iniziativa specifica, vale a dire il ciclo del contratto pubblico. Ciclo del contratto pubblico sul quale è di fondamentale importanza in tempi come questi avere una formazione a 360 gradi per evitare quelle sacche di, diciamo così, rischi di corruttela, rischi di dispersione di risorse pubbliche che in questo momento non sono più ammissibili, soprattutto per la situazione economico-finanziaria che sta vivendo il Paese e di conseguenza i territori e le amministrazioni locali, ma non sono ammissibili proprio per una questione di legalità, soprattutto per una questione di legalità e per il rischio che nei prossimi anni si correrà, che è quello di un ampliamento delle occasioni da parte della criminalità organizzata di inserirsi in questi contesti, soprattutto perché ci sono in prospettiva diverse opere pubbliche che vanno ad essere, diciamo così, realizzate, si andranno a realizzare nei prossimi anni con Expo e quant'altro. Quindi è importantissimo tenere alta l'attenzione su questo argomento e l'Osservatorio Provinciale sulle Mafie, contro le mafie, io direi, lo sta facendo molto bene da un anno a questa parte. Quindi l'invito è veramente per tutti coloro i quali hanno una responsabilità su queste tematiche specifiche all'interno delle varie amministrazioni pubbliche del territorio provinciale di partecipare a questi due giorni di convegno. Consigliere Reali, qui responsabile della sezione, diciamo, di avviso pubblico, dell'interesse che il Comune appunto ha nell'adesione all'avviso pubblico. Due parole su quello che è l'importanza che avviso pubblico faccia questa cosa insieme a Libera e perché lei si sente in questo momento di rappresentare, al di là ovviamente del valore formale, avviso pubblico. Sì, esattamente, la questione sta in questi termini, che io sono delegato dal sindaco Andrea Ballarè per il comune di Novara appunto a seguire Avviso Pubblico. Ricordo che Avviso Pubblico è un'associazione che raccoglie gli enti locali contro le mafie. Questa è una questione molto importante perché diventa un supporto proprio di approfondimento a buone pratiche amministrative. Io sono stato recentemente, il 2 dicembre scorso, quindi poco più di un mese fa, al convegno nazionale di avviso pubblico che si è tenuto alla sala della provincia di Roma e un folto gruppo di amministratori ha discusso a lungo proprio su buone pratiche amministrative, su trasparenza, su legalità, su onestà, su etica personale e su etica professionale. Direi una scuola di formazione politica assolutamente importante. Anche il convegno che verrà organizzato da Libera insieme ad Avviso Pubblico qua a Novara, queste due mattinate di studio, venerdì 27 gennaio e venerdì 3 febbraio, ritengo che sia un momento di importanza estrema. Perché? Perché queste questioni che attengono alle infiltrazioni mafiose sono questioni che le dobbiamo fare nostre per approfondirle nella nostra pratica quotidiana. Non possiamo lasciare queste questioni in un ambito culturale, di un approfondimento culturale e basta. Si diceva, può sembrare uno slogan, ma è un'efficace affermazione, si diceva nel convegno di Roma, la mafia non può esistere senza i suoi rapporti con la politica, mentre deve esistere una politica che non ha rapporti con la mafia. Questi, alcune volte gli slogan sono densi di significato. Ecco, io inviterei a riflettere su questa affermazione.